quello che vediamo è il nuovo smartphone di LG, l'LG Optimus Black, smartphone Android 2.2, la cui caratteristica principale è contraddistinta dal display da 4 pollici LCD denominato Nova. Nova vorrebbe indicare il fatto che si tratta di uno dei display LCD più luminosi, che dovrebbe praticamente permettere di ottenere immagini più visibili anche all'aria aperta, quindi con forte illuminazione. Qui vediamo le immagini con praticamente la luminosità impostata col controllo automatico, ma se andiamo nelle impostazioni possiamo andare a vedere com'è la luminosità massima del display. Già qua vediamo che con le luci del nostro studio comunque la visibilità del display è molto buona, ma possiamo appunto andare a togliere la luminosità automatica e quindi a pompare ancora di più la luminosità, e vediamo appunto come le immagini sono veramente molto molto visibili. C'è ovviamente la fotocamera posteriore che vediamo da questa parte con flash a LED e sensore da 5 megapixel, ripresa video in 720p che, come potete vedere sulla prova completa su id.it, in realtà in modalità video non è così soddisfacente. Si tratta di uno degli smartphone più sottili sul mercato, 9.6 mm. Quindi sotto al centimetro di spessore, e praticamente è spesso quanto un iPhone 4, veramente qualche decimo di millimetro in più. In più è praticamente svasato ai lati, come vediamo da questa parte, per cui tenendolo in mano risulta ancora più sottile. Come conseguenza è anche molto leggero. A parte il Gorilla Glass che ricopre tutta la superficie frontale, il guscio posteriore, come vediamo, è in plastica, quindi lo rende molto leggero, ma al tatto è comunque uno smartphone molto robusto, non ci sono segni di cedimento da nessuna parte, e insomma pare uno smartphone davvero ben costruito. Il display, oltre ad essere anche molto luminoso, ha anche dei colori molto brillanti, cromaticamente molto saturi, ma comunque sufficientemente bilanciati. E anche la risoluzione, che è di 800x480 pixel su formato 4 pollici, comunque dà una buona impressione. Non siamo magari a livello della retina display dell'iPhone 4, ma comunque sicuramente un ottimo display davvero. L'interfaccia schermo, come vediamo, è stata ritoccata rispetto a quella che è con la base di Android. Ricordiamo Android 2.2 con aggiornamento a Android 2.3 Gingerbread, che dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell'anno. Questa praticamente è l'interfaccia Optimus 2.0, che è essenzialmente la stessa che c'è anche sull'Optimus Dual che abbiamo già provato su dday.it. Qui vediamo alcuni dei widget a disposizione. In ogni caso andiamo a vedere alcune caratteristiche dell'interfaccia, come la sezione delle applicazioni, che può essere impostata con diversi tipi di viste, il classico elenco, oppure a pagina, tipo iPhone per intenderci, scorrevoli in pannelli laterali, oppure ancora ad elenco. Altre caratteristiche: segnaliamo che il browser supporta Flash, in questo caso abbiamo già installato anche Flash 10.3. Il browser ha un funzionamento molto molto fluido, il telefono ha un processore a single core 1 GHz, ma comunque il funzionamento è davvero buono a livello di prestazioni. Si tratta di uno smartphone che, se non interessano applicazioni diciamo di grafica 3D intensa, quindi videogiochi particolarmente intensi, comunque si comporta molto bene. Qua vediamo la grafica del browser com'è molto veloce, proviamo a caricare anche i plugin in Flash, vediamo che rallenta leggermente con il caricamento di banner Flash, il browser a livello grafico sembra rallentare un attimino, ma poi comunque vediamo che una volta finito il caricamento riprende a funzionare correttamente. Anche a livello di giochi comunque che non hanno grafica 3D, il browser il telefono si comporta piuttosto bene. Vediamo brevemente con Angry Birds. L'altoparlante offre un livello sonoro sufficientemente elevato. Qui vediamo rapidamente un po', giusto per vedere come la grafica è molto fluida. In definitiva LG con l'Optimus Black ha realizzato uno smartphone molto interessante, con un bel display, sottile, leggero, ricco di funzionalità. L'unico difetto è appunto la ripresa video, che non ci ha convinto appieno, e soprattutto il fatto che non è ancora disponibile l'ultima versione di Android 2.3, ma che appunto LG ha annunciato dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, speriamo settimane in realtà.